Insomma, intanto il Capo dello Stato ha ricordato in ogni occasione la centralità del Mezzogiorno, la centralità del Sud, lui conosce bene i temi del Sud del Paese, li ha inquadrati nell'ambito dell'Europa del Sud, Europa del Mediterraneo, ha evidenziato le differenze, ha detto che ci sono criticità anche legate al passato, però le ha voluto inquadrare in una chiave complessiva unitaria, sia del paese, quindi un richiamo alla nazione e agli obblighi e al dovere del governo italiano sul sud, e da una parte quello più complessivamente dell'impianto europeo che non può essere diviso tra sud e nord, ma che deve vedere appunto l'Europa come un unico elemento di coesione, però accentuando quali sono le differenze. Noi le richiamiamo spesso le differenze di pari opportunità di un giovane del sud rispetto a un giovane di un'altra parte dell'Europa che ha molte più opportunità. Ecco, queste differenze vanno assolutamente colmate. Il richiamo anche ai governi nazionali, un richiamo molto significativo, molto opportuno su questo tema. Sul resto sì, c'è un riconoscimento, un lavoro di cambio di passo delle regioni meridionali insieme al governo, insieme al ministro Barca che si occupa delle politiche di coesione territoriale per la nuova programmazione, come è stata richiamata, che noi stiamo facendo d'intesa con l'Europa. La stiamo facendo insieme alla Commissione europea, quindi la novità è averla fatta con loro, quindi non più ognuno per proprio conto, ma tenere un unico tavolo che è stato sperimentato in Campania per primo, e quindi c'è un riconoscimento di questo lavoro che stiamo mettendo in campo. Chiaramente questo lavoro dobbiamo non solo realizzarlo nella chiusura del mese di novembre, questa programmazione sarà la base anche della nuova trattativa, del nuovo negoziato, ecco, che vedrà il 2014 per il futuro, chiaramente saranno gli altri anni della programmazione fino al 2021, che sono la grande sfida dei nuovi fondi strutturali, delle nuove politiche di coesione.